Ciao a tutti, io sono Siob, benvenuti in questo tutorial in cui vedremo come creare delle decorazioni di Natale a tema BT21. Iniziamo subito con il vedere che cosa ci servirà per creare queste decorazioni. Andiamo a prendere il nostro rotolo di carta igienica e con la matita e il righello andiamo a segnare di quanti centimetri dovranno essere le nostre striscette che andremo a tagliare e che dovranno essere 5. Fatto questo, andremo ad incollarli in questo modo. Prendiamo la colla e se abbiamo le mollettine possiamo usarle per aiutarci a farlo aderire bene in questo modo. La stessa cosa lo faremo con queste tre, le uniremo tutte e tre insieme. E alla fine non ci rimane che collegare le due parti da parte il nostro fiorellino, la nostra stellina, la lasciamo asciugare in modo che il cartone si attacchi bene. Meanwhile, mentre aspettiamo, infatti, possiamo andare a creare una decorazione ancora più semplice e veloce ritagliando il personaggio che abbiamo scelto, lasciando qualche centimetro di contorno intorno alla figura. Per rendere la nostra decorazione più resistente, andremo ad incollare il nostro personaggio su un foglio da disegno. Lo incolleremo da una parte, lo ritaglieremo ed incolleremo l'altra parte. E dove abbiamo lasciato lo spazio bianco, una gomma e una penna, e andremo a fare un piccolo foro proprio qui. Fatto questo, possiamo concludere la nostra decorazione prendendo un pezzo di nastro.
Merry Christmas. 어리도부터 다시 보는 Christmas tree. 기다렸던 날을 찾아온 건지. 거리 곳곳을 많이 밝히고. 난 오늘도 내일도 Christmas day. 아름다운 조명들로 환하게. 내 손엔 꽃향기로 가득해. 다시 볼 너의 예쁜 미소가. È il nostro Shuki, da appendere all'albero, è pronto. Una volta che la nostra stellina è pronta, possiamo togliere le mollettine e possiamo iniziare a decorarla. Io andrò a prendere il colore verde e andrò a colorare tutta la parte esterna. Una volta finito di colorare, lo lasciamo asciugare per bene. Nel frattempo possiamo andare a decidere quale sarà il personaggio che renderà questa decorazione ancora più speciale. Io ho scelto RJ e faremo una cosa simile all'altra decorazione. Prendiamo quindi di nuovo la carta da disegno, ci incolliamo sopra il nostro personaggio e lo ritagliamo lasciando sempre un po' di bordo. Quando abbiamo finito di ritagliarlo, lo prendiamo e lo teniamo da parte finché la nostra stella non sarà perfettamente asciutta. Ecco qui, abbiamo la nostra stella. Per renderla ancora più carina, io utilizzerò un po' di colla vinilica e inserirò all'interno dei petali del glitter oro. To 6 more days later. Una volta che avete terminato, che avete più o meno sparso glitter per tutta casa, che rimarrà per settimane e settimane, lasciate asciugare sia il colore che il glitter. Una volta che la stella sia completamente asciugata, prendiamo RJ o il personaggio che voi avete scelto e con della colla lo attacchiamo al centro della nostra stella. E per concludere mettiamo, come per l'altra decorazione, un piccolo nastrino colorato. Ecco
Ecco qui ragazzi, queste sono le decorazioni natalizie stile BT21 finite. Mi raccomando, se proverete anche voi a ricrearle, fate una foto, postatela sui social e non dimenticate di taggarci su Instagram e su Twitter. E questo è tutto, alla prossima volta, buon Natale! Annyeong! Merry Christmas! Merry Christmas!